Assemblea di bilancio Conad per presentare il bilancio 2017. Intanto partiamo dai numeri. I numeri di quest'anno di Conad Adriatico con un fatturato, con un utile che cresce. Ma cresce il fatturato e cresce l'utile, perché comunque abbiamo lavorato molto sulla riduzione dei costi della nostra organizzazione. È un anno sicuramente positivo dopo tanti anni in cui le vendite hanno un po' ristagnato. Speriamo di continuare, anche se l'impressione che abbiamo di questi primi 5 mesi è che si stia tornando leggermente indietro. Si cresce anche del 7%, abbiamo visto, e poi si investe anche ovviamente. Una delle caratteristiche della cooperazione, della cooperativa, è che i risultati economici non sono destinati a dividere, a avere un dividendo per i soci. I risultati economici servono per poter investire, ammodernare la nostra rete e fare dei nuovi negozi. Dove è cresciuto di più Conad Adriatico? Sappiamo che in Abruzzo e in Molise siete leader. Siamo cresciuti negli ultimi 2 anni, siamo cresciuti maggiormente in Puglia. In Abruzzo chiaramente si fa più fatica perché comunque abbiamo già una quota abbastanza elevata, ma abbiamo dei buonissimi progetti. La nostra logica è quella comunque di essere sempre un'azienda in linea con la comunità, insieme alla comunità, e per dare un servizio alla comunità, perché i nostri soci sono quelli che vivono all'interno dei paesi e vivono le comunità meglio di chiunque altro imprenditore che sia a Milano o all'estero. Conad da sempre porta avanti tantissimi progetti. Parlare di Conad, in questo caso di Conad Adriatico, non significa solo parlare di supermercati, di ipermercati, di piccoli market, si parla anche di tanto, tantissimo sociale. Sì, beh, diciamo che fa parte del nostro DNA. Per noi il risultato d'esercizio, che chiaramente deve essere positivo, quindi dobbiamo avere buoni conti economici, i conti patrimoniali, voglio dire, l'aspetto finanziario, è molto importante avere buoni quegli asset che non si misurano, che non si pesano, che non si vedono, ma che rappresentano la penetrazione del tessuto sociale della comunità. Per cui noi siamo nella comunità e investire forse è sbagliato. Ridiamo alla comunità quello che, in parte, di quello che ci viene riconosciuto frequentando i nostri negozi.